La rianimazione si occupa del trasporto di neonati e di bambini critici che possano avere bisogno di tecniche di supporto cardiorespiratorio avanzato o di accedere a quelle che sono le specialità chirurgiche dell'istituto. Il concetto è quello di portare al di fuori della rianimazione le tecnologie che sono necessarie per stabilizzare un bambino o un neonato molto grave, stabilizzarlo prima del trasporto e portarlo in sicurezza al Gaslini, dove può proseguire poi il suo percorso di cure. Si tratta di bimbi in cui la funzione dei polmoni o del cuore è gravemente compromessa, che possono avere la necessità di supporti extracorporei come l'ECMO o che hanno bisogno di interventi chirurgici specialistici come interventi neurochirurgici, interventi di chirurgia delle vie aeree, cardiochirurgia o chirurgia specialistica. Il trasporto viene effettuato sia in ambulanza che in elicottero e anche attraverso l'utilizzo di mezzi aerei dell'aeronautica militare e viene coperto, diciamo, tutto il territorio nazionale e in alcuni casi abbiamo portato in Italia bambini anche dall'estero. Il concetto è proprio quello di stabilizzare il bambino in loco. Se è necessario instaurare presso l'ospedale inviante tecniche di supporto respiratorio e cardiorespiratorio avanzato, addirittura in alcuni casi siamo riusciti a mettere in ECMO il paziente presso l'ospedale inviante e portarlo in ECMO al Gaslini. Un trasporto ha senso se durante questa fase si è in grado di garantire gli stessi standard di cura o standard di cura superiori rispetto a quelli a cui il bambino era sottoposto presso l'ospedale inviante. Questo, diciamo, che è l'obiettivo del nostro sistema di trasporto. Quindi il bambino, mentre si muove verso il Gaslini, è trattato esattamente come se fosse in una terapia intensiva, con gli stessi macchinari e con le stesse possibilità di monitoraggio. Una volta giunti al Gaslini, l'approccio è quello di una valutazione multidisciplinare del paziente, che proseguirà le sue cure e verrà ritrasferito presso l'ospedale inviante una volta stabilizzato, quando non avrà più bisogno di quelle che sono le cure specialistiche che un centro di terzo livello pediatrico può garantire.